e Marisa stessa che ci guida, che ci dà coraggio, perché il suo coraggio deve essere il nostro coraggio. E la sua vita piena di entusiasmo, di progetti, deve essere così pure per noi. Il suo sguardo al futuro. Marisa è stata verità di fronte alla menzogna, di fronte al buio, all'ambiguità dell'inganno. Lei è stata sempre il sole e l'energia positiva per tutti. Il male che ha interrotto su questa terra i nostri legami più belli, che ha ferito i nostri cuori, deve essere combattuto giorno per giorno, dando valore a questi gesti, ai comportamenti, alle parole, nel rispetto smisurato di tutte le donne. Rispettare significa riconoscere l'indiscutibile dignità che ci sta accanto, significa celebrare la quotidiana consapevolezza che la donna è figlia, sorella, zia, nonna, cognata, cugina, e come Marisa è mamma. Dimenticare le vittime di femminicidio vuol dire ucciderle due volte. È per questo che il ricordo di Marisa sarà sempre luce. Una luce che continuerà a splendere per sempre attraverso il sorriso della nostra piccola Alice. Vorrei fare un appello a tutti gli uomini. Non possiamo lasciare sole le donne in queste battaglie. Dobbiamo educare i nostri figli fin da piccoli. Dobbiamo insegnare loro la gentilezza e l'amore incondizionato verso le donne e dobbiamo aiutarle a sostenerle nelle loro battaglie. Donne, la vostra essenza non è merce di scambio.